Convention programmatica del Movimento per l'Autonomia ad Agrigento, dopo il patto federativo stretto con la Lega. Noi abbiamo fatto un patto federativo solo con la Lega, lo facemmo nel 2006, lo abbiamo rinnovato nel 2020, poi c'è stato bisogno di rilanciarlo qualche settimana fa, per essere precisi il 5 ottobre. Le ragioni sono le stesse, è un partito federalista come siamo federalisti e autonomisti noi, e poi in più non dimentichiamo che noi siamo stati, allora ero presidente della regione, i primi che dicemmo di sì alla legge sul federalismo fiscale. Poi ci sono una serie di opportunità legate in particolare al ministro delle infrastrutture, il quale, lo dobbiamo riconoscere, si batte nonostante i mille ostacoli perché si faccia quella che era una sorta di bandiera per il Movimento per l'Autonomia, e cioè il ponte sullo stretto di Messina. Quindi le ragioni di fatto sono queste. Poi ci sono tutte le elezioni, le europee e le politiche prevedono uno sbarramento del 4% e quindi è opportuno che il nostro consenso non si disperda e si concentri in una lista che supera quella soglia. Per le altre elezioni vediamo di intenderci, di capirci, possibilmente di fare liste diverse, possibilmente liste alleate, e poi soprattutto all'Assemblea regionale siciliana, piano piano anche negli altri ambiti istituzionali, è opportuno trovare una sintonia tra di noi. Io sono disponibile a candidarmi alle prossime elezioni europee solo se mi punto una pistola alla tempia e io dovessi scegliere tra la morte e la candidatura. In quel caso mi candido. Se si candida lui mi fa piacere, ma non ci sarà sicuramente nessuna sfida. La sfida sarà nello spiegare le nostre ragioni, i nostri argomenti ai cittadini, perché possiamo ottenerne la fiducia e il consenso. Un'intesa forte con un partito importante, strategico in Italia, che ha dei dicasteri significativi come quello dell'economia, come quello della disabilità, dei trasporti, ed è recente l'articolo 77 del DDL della finanziaria che riconosce finalmente alla Sicilia dopo 15 anni risorse da qui al 2030 per 630 milioni che saranno importanti per consentire alla Sicilia di non contribuire più col 49% alla spesa sanitaria ma con il 42%, un risultato che per me ha un significato molto importante, perché finalmente segna un risultato che è, guarda caso, riconosciuto da un partito che ha in questo momento il Dicastero delle Finanze attraverso il ministro Giorgetti. Quindi sono cose importanti. Dalle tante chiacchiere che sono fatte negli anni passati, noi abbiamo pagato dal 2006 fino a quest'anno, fino al 31 dicembre, il 49% della spesa sanitaria. Oggi sappiamo che lo Stato ci rimborsa questo 7% per un valore in un progress che parte da quest'anno 350 milioni fino ad arrivare al 2030 per 630 milioni. Soddisfatto di come stanno procedendo le cose alla regione siciliana di cui lei è assessore? Beh, ci sono tante cose da affrontare, ognuno per il suo ramo sta cercando di fare il possibile. Per quanto mi riguarda, rifiuti, energia, acqua, bonifiche, dighe, sono cose che, importanti, significative, che stiamo cercando di portare avanti. Abbiamo concluso dei programmi, più tardi ne parlerò nel mio intervento, proprio a significare che da quando ci siamo insediati abbiamo impresso un'accelerazione significativa.